Bene, solito appuntamento, ci vediamo qua negli studi di STV e Globo TV Calabria 1. Oggi abbiamo un ospite particolare, è un ospite, una ragazza che si cimenta col proprio compagno a ballare il latino americano, molto diffuso in Italia, in tutto il mondo. E lei, devo dire, veramente, veramente brava. Che si fa valere e fa valere il nome della nostra città a livello nazionale. E ve la presento, è Maria Chiara De Faccio Romano. Prego Maria Chiara, hai visto? Oggi abbiamo fatto, accomodati, io mi accomodo. Oggi abbiamo fatto un'entrata tipo Faccio, come bello, un po' di dinamica. Più dinamica, brava. Tu sei dinamica, no? Sì, mentre balliamo dobbiamo essere dinamici. Io ho visto Elena l'altro giorno, che poi lei è la compagna di ballo, ma di vita anche, sì, diciamo, di Luigi. Luigi Cantabria. Che è stato ospite l'altra volta. Gli ho detto, sì, ho invitato Luigi perché non invitare la sua fidanzata, la compagna di ballo, e poi mi ha detto che eravate fidanzati. Insomma, sì, voi condividete un po' tutto. Sì. Il ballo, la vita, le passioni. Insomma, i sabati e domeniche, non vi staccate mai. Da quanto dura, innanzitutto, facci i fatti tuoi. Allora, da quanto tempo dura questo amore? Da 3 anni e mezzo stiamo insieme. E, niente, ci siamo conosciuti nel periodo della pandemia. E, proprio ci siamo conosciuti a gennaio, fine gennaio. E poi... Comunque, quando ci stavano per chiudere, io e lui ci eravamo messi insieme, poi ci hanno chiuso e quindi per 3 mesi non ci siamo potuti vedere fino a maggio. Però l'amore è continuato, sì, con te, videochiamate, telefonate. È stato un amore, diciamo, che è nato diciamo, tramite chat, tramite, sì, telefono, senza, sì, mai toccarvi. No, no, perché ci avevano chiuso per 3 mesi. E noi non sapevamo come fare, eravamo un pochino in panico perché... Ma c'era voglia di vedere, solamente, sì, che non... Non potevamo, quindi l'unico modo per vederci era tramite videochiamate, quindi facevamo le videochiamate, ci scrivevamo ogni giorno. E poi dopo, quando ci hanno riaperto, a maggio, ci siamo incontrati. Tu non ballavi all'epoca? No, io ho iniziato dopo che ci siamo conosciuti. Ma è stato lui che ti ha fatto? No, io o sei stato avrei tu? Voluto sempre iniziare a ballare, solo che mi vergognavo un pochino di andare là alla NAD, perché, sì, io avrei voluto ballare sempre alla NAD. Ma la NAD che cosa hai spiegato? È la mia scuola di ballo e i miei insegnanti sono Luciano Iera e Rosaria Segreti. Che salutiamo. Mi vergognavo ad andare perché comunque non sapevo fare niente, mi sentivo un po' incapace. Però siccome comunque ho conosciuto lui poi dopo, mi ha un pochino convinta a iniziare e quindi a settembre, quando sono iniziati tutti i corsi, io ho iniziato con sincro, che sarebbe latinoamericano sempre però in gruppo. E niente, poi mi sono appassionata. Poi è nata la passione, sì, questa passione, la voglia che c'era Luigi, il compagno, la voglia del ballo, si sono uniti ed è uscita una bella, sì, coppia. Sì. Fatto sta che voi fate competizione a livello europeo, siete, sì, sempre in giro, sì, un po' per l'Europa, sì, e portate avanti anche nel ballo, che poi è una forma sportiva, diciamo, sì, il nome di Venezia Terme, insieme ad altri, sì, compagni. Insomma, questo gruppo del ballo, come va? Come vi trovate? Perché poi viaggiate, condividete il viaggio, sì, insieme. Siamo sempre insieme, in pratica. Vabbè, le altre coppie sono, vabbè, principalmente i nostri maestri, che sono a livello mondiale, sono tra i primi 20 al mondo. Poi ci sono altri, noi principalmente quando facciamo gare all'estero siamo sei coppie, noi due, io e Luigi, i nostri maestri e poi altri due ragazzi che sono Vittorio e Valentina. Intanto che tu parliamo di te, sì, proponiamo a casa le immagini, sì, più belle, più salienti dei vostri viaggi che fate in giro per l'Europa, se non per il mondo, dei balli che fate, della gente che vi segue. E un'altra cosa,
a casa come hanno vissuto questa, prima il compagno Luigi, che è un bravo ragazzo, e poi il ballo, allora, perché questo vi dà la possibilità di non staccarvi mai. Sì, allora, del fatto che stavo insieme a Luigi, ma all'inizio un pochino erano... Ma perché? Non gli piaceva? No, è perché vedevano la loro prima figlia, che si era fidanzata. Vabbè, ci sta. Però non mi hanno mai detto niente, certo, perché comunque l'hanno conosciuto e sanno che è un bravo ragazzo. Per quanto riguarda il ballo, io quando ho iniziato, io ho detto fin da subito che comunque avrebbe comportato... che io dovevo stare là in sala, allenarmi per ore, e comunque cioè, sacrifici. Sacrifici, e dovevo tenere conto anche di un'altra persona che era al mio fianco. Certo, il compagno di ballo. Esatto, ma comunque non mi hanno mai fatto problemi, mi hanno sempre accompagnata fino ad ora. Non mi hanno mai fatto problemi. Sei stata seguita in tutta questa fase. Sì. Ma a livello sportivo, perché poi il ballo, oltre ad essere bello vederlo, no? Noi che lo vediamo all'esterno, no? È molto bello come lo fate voi, insomma, il latinoamericano, come possono vedere a casa, vedete che cambia tutto, un certo stile, sì, viene più rivalutata la donna, no? L'immagine della, sì, donna viene esaltata, esaltata donna, in un modo affascinante, sì, scusi, mi permetto il termine, anche il ballerino, no? Nella stessa cosa, cioè praticamente voi avete un cambio radicale nel look, diciamo, no? E nell'immagine, che se io vedo te adesso, sì, e ti vedo ballare, provi un'altra sensazione. Sì. E questo lo provate pure voi nel momento del cambio di tutte queste cose? Sì, perché in un certo senso quando noi facciamo le gare è come se entriamo in un altro mondo, cioè dobbiamo entrare in un altro mondo perché là ti devi concentrare e comunque devi lasciare da parte gli allenamenti, tutti i problemi, e in quel momento devi concentrarti e ballare, cercare di divertirti, ballare e fare quello che sai fare. Però, Maria Chiara, io faccio la chiacchierata, stavo facendo delle domande che ti potrebbero fare qualsiasi persona che ti vede per strada, no? E lasciando stare il fatto di allenamento, perché ci vuole allenamento, sì, perché insomma sono movimenti estremi del corpo, precisione, concentrazione, allenarsi, tutto quanto, però poi si nota nel momento del ballo, specialmente nel tango in questo caso, no? Ma anche nel latinoamericano, un certo feeling tra la coppia, no? Sembrano, anche se non lo sono, che c'è un amore fra di loro. E questo è fondamentale nel ballerino. Cioè, è vero, lo sguardo, sì, il sorriso, l'approccio, l'avvicinamento, sembra proprio che siano tutti coppie di fatto. Invece non è vero così. No, molti sono coppie. Altri no. Però tu, la domanda è questa: nel momento che balli con Luigi, no? Senti questo attrazione fisica o psicologica nei confronti del tuo compagno di ballo? Sì, perché... Non so se sì, hai capito. Sì, sì, sì. Noi, quando iniziamo a ballare, tra i due ballerini ci deve essere una connessione, sia fisica che mentale, perché appunto, a parte che questo, cioè, è proprio un punto fondamentale delle danze latinoamericane, che ci deve essere la connessione tra i partner. Sono caldi come, sì, popoli, diciamo. E poi è fondamentale perché tipo in gara, nel caso in cui ti scontri con delle coppie o comunque non lo so, succede qualcosa, è fondamentale che tu rimani connesso col tuo partner, perché così riuscite ad uscire da queste situazioni insieme. Se invece tu balli per te stesso e fai comunque balli di coppia, perciò non si riduce tutto nella fase del ballo e nelle quotidianità, pure c'è questa cosa, no? Che sì, bisogna essere sempre connessi fra di voi. Sì, però comunque, tipo, noi nel nostro caso siamo fidanzati, però in altri casi tipo si crea un legame proprio forte tra la coppia, che può essere di amicizia, ti senti come, in quel caso ti senti come dei fratelli. Certo.
Ed è la stessa cosa, perché voi lo vivete come amore, sì. E magari qualche altra coppia lo vive come fratello. Non penso che sia la stessa cosa. No, non è la stessa. Perché l'amore ti attrae di più del fratello. Il fratello è il bene. Sì. Il bene immenso che puoi provare per un, bene con l'altra per un fratello. Invece la compagna, che è la compagna nella sì. vita, l'amore, è l'amore che ti tira, è un altro sentimento. Cioè non confondiamo il bene col suo, no, no, è un sentimento diverso. Però, è sempre un attaccamento forte, sì. diciamo, tra te e due, giusto? Insomma, no, mi interessa sapere tutte queste cose, perché quando uno guarda, tipo, su Rai 1 fanno Ballando sotto sì, le stelle, sì. ecco, in quel caso non vedo l'attrazione fisica ed amore. Si vede che è un'attrazione di spettacolo sì, e si nota apertamente, diverso, non c'è un feeling come potrebbe essere. Invece quando sono nate le coppie in amore, tipo Massimiliano Rosolini che si innamorò di sua moglie, all'epoca di Ballando sotto le stelle, e là si vedeva già che era una coppia d'amore, infatti è durata per la vita. Poi là comunque si crea un feeling diverso, quando ti innamori, spettacolo, sì, ma poi quando ti innamori è diverso, cioè lo senti di più, che... lo senti di più, hai capito? Forse è sbagliato il mio ragionamento, non so. No, lo senti di più, però comunque c'è a prescindere questo sentimento nei balli di coppia. Cioè, ma tu saresti geloso se lui ballasse con un'altra ballerina? Onestamente. Onestamente, veramente. La gelosia, no. Mentre lo stesso la passione, il sentimento che mette con te, se tu lo dovessi vedere che balli in una gara, sì. Un tango, cioè ci sono dei movimenti che sembrano amoreggiare proprio, no? Anche rumba anche, per esempio, ecco, rumba, la nostra. Se tu dovessi vedere, o al contrario, dovessi fare a Luigi la domanda, lo vorrei, ma se tu dovessi vedere a un'altra che balla con la stessa passione, guardate il ballo che fanno loro, che balla con te e lo dovessi con un'altra, il tuo atteggiamento come sarebbe? Di fastidio, di... non lo so, io penso un po' di fastidio. Un po' di fastidio? Magari ci sarebbe, però veramente neanche più di tanto, perché poi cioè, io lo so quello che lui prova per me, quindi sono sicura di questa cosa, però cioè, succede che magari tipo in alcuni camp, cioè degli allenamenti che facciamo insieme a altre persone, ci sono magari scambi di coppie, questi esercizi, però alla fine... È normale, però sì. Se tu magari dovete partire e lui non può partire, o tu non puoi partire, però è costretto ad andare a ballare con un'altra. No, questo non succede. No, ma non può succedere, non può perché. Succedere. O magari non partecipate. Sì, se dovesse succedere una cosa del genere, non partecipa proprio la coppia, perché poi c'è tutto un percorso dietro. No? Non penso, cioè, che arrivi un'altra e. Poi vanno in gara. Non sai perché ti faccio queste domande? Per far capire alla gente, perché tutti vedono questi programmi di ballo di cose, e vedono che c'è questo feeling tra i sì. bambini, però nessuno sa cosa c'è dietro. E dietro ci sono i sacrifici, magari c'è l'amore, non c'è l'amore, ci sono i figli, tante cose. E poi là, in quei 3 minuti di esibizione cambia tutto. Sembra che è un mondo a parte. Ho avuto questa idea. Sì, perché tutto quello che c'è dietro poi viene, non è che viene messo da parte, però in quel momento, te l'ho detto, entri in una dimensione completamente diversa. Cioè, inizi a ballare, tu non pensi ad altro, pensi al ballo, a quello che stai ballando, a quello che ti dice la musica. Dimmi una cosa, parliamo un po' del vestiario, che sì. ha anche la sua importanza. Sì, io penso che nel ballo il 40% è anche il vestiario che lo fa, sì, no? Sì, perché una cosa a livello estetico è importante. L'estetica è tutta, l'occhio, anche la giuria sì. giudica l'estetica, se non mi sbaglio, il parrucchiere, queste cose qua, insomma. Tu cambi totalmente, no? C'è questo fisico slanciato quando balli, ma gli abiti vengono scelti in base al fisico. In base al tipo di ballo che fai. Insomma, il tango è un'altra espressione di il tango, vabbè, non c'è niente. Sì.
Però per quanto riguarda il latinoamericano ha un altro tipo di versiale, no? Sì, allora... Ma qui mette locura in questo caso. Allora, noi quando facciamo i nostri vestiti, prima di tutto ne parliamo con i nostri insegnanti, perché ci danno un consiglio su come farli, in base a noi, in base al nostro fisico, in base anche alle nostre caratteristiche che spiccano di più mentre balliamo. E, comunque poi andiamo da delle sarte che... sarte brave che si occupano di questi vestiti. Sì, che poi è un costo tutto ciò. Sì, sì. A spese vostre. Sì, allora dipende, perché tipo i nostri maestri hanno uno sponsor, perché poi più in alto arrivi, certo, più è prestigio, più piano piano iniziano ad arrivare sponsor e quindi poi là è diverso. In pratica comunque costano, perché i materiali sono costosi, perché sono buoni, tipo le frange, o la microrete, ma anche gli applicare gli strass, perché poi nei nostri vestiti ci sono tantissimi strass. E comunque in base alla ballerina... Gli strass sono quelle cose... Sì, tutti quei brillantini che... Sì. Tu sai come ho imparato queste cose più o meno, no? Che faccio, perché una volta giravo con Antonio Giulio, grande, lo stilista, sì. So che sono, che cosa sono, sì. Quanto costano queste cose. Sì, costano, perché appunto sono materiali buoni, quindi costano. E poi comunque un vestito ti dura un anno e poi dopo... Sì, perché poi devi cambiare, sì, se no sì. Sembra sempre lo stesso. No, poi è arrivato a un certo punto, poi lo cambi, decidi di cambiare. Tu quanti vestiti hai? Allora, io ne ho fatto tre vestiti. Che sono proprio per le gare? Sì, li utilizziamo per le gare o per esibizioni. Ma tu li porti tutti i giorni nelle gare o nelle No, dipende. Cioè, se sono gare qua in Italia, cerco di portarli. Se sono gare all'estero, comunque abbiamo un bagaglio un pochino più piccolo, ne porto solo uno. Anche se è meglio portarli tutti, perché nel caso in cui si rovina uno ne hai altri di cambio. Allora, il ballo come è uno, diciamo, è oltre che bello, affascinante, tutto quanto, è uno sport che ha tanti sacrifici di allenamento, del tutto, però non è uno sport riconosciuto ancora a livello economico, magari da uno sponsor del settore, sì, ma non uno sponsor diciamo normale, no? Sì. Perché non c'è la visibilità, a meno che non sei a livello Rai, a livello Canale 5, dove hai una visibilità molto elevata, allora lo sponsor è interessato, ma nazionale. No, a livello locale, sì. La domanda è questa: a livello locale ci sono degli sponsor che credono, che vogliono sponsorizzare le vostre attività o no? Sì, certo. I miei maestri, per esempio, hanno come sponsor dei vestiti proprio, oppure sponsor, comunque ci sono sponsor che sponsorizzano la scuola, magari, e ti, sì, aiutano, tipo, ti aiutano per le spese. Alle scuole o ai ballerini singoli, a tutti i singoli? Chi va a fare le gare? Certo. No, sì. Alcuni sponsorizzano proprio la scuola. Proprio tutta la, sì, scuola. Sì. Altri invece, tipo i miei insegnanti, hanno vari sponsor, come gli sponsor delle scarpe di Latini, le scarpette che utilizziamo per ballare, che però è uno sponsor della Sicilia. Cioè ci sono gli sponsor? Sì, ci sono. Poi, quante ore vi allenate al giorno voi? 4-5 ore. Tutti i pomeriggi? Sì. Perché poi comunque ci abbiamo un giorno di... fisica. Sì. Un giorno per rilassare i muscoli. Sì, un, diciamo, giorno di pausa ce l'abbiamo, però sì. Il giorno scelto qual è? Domenica? Non di sicuro, perché ballate. Noi di solito ci riposiamo il martedì. Martedì? Sì, gli altri giorni ci veniamo. E l'onda da pettegolo. E il martedì, come lo dedicate a voi due, diciamo, la coppia, la vita di coppia al di là del, sì, ballo? Allora, dipende. Non, sì, puoi dire quello che vuoi, non sì, mi scandalizzo, sì, e penso che a casa non si scandalizzo, perché sei grande e vaccinata, ma se vuoi rispondere. Sì, se no, sì, no. Allora dipende, perché
può essere che magari stiamo insieme, quindi che ne so, ci facciamo un giro a mare, certo, o certo, ci facciamo un giro al centro. Una coppia normale. Sì, sì. Oppure magari stiamo ognuno a casa propria e ci riposiamo, cioè, ci guardiamo un film, non lo so, studiamo. Studiare scrivere un po', un giorno libero studiare, insomma, però non mi dire studiare un po'. Quasi dice si studiano vizi, insomma. No, no, vabbè, comunque stavo scherzando. Sì, lo so. Mi devi chiedere. Sono domande semplici, insomma, bene. Ma alla media, quant'è lo sviluppo del ballo in questo momento, dopo la pandemia? Cioè, nella nostra scuola almeno è tantissimo, cioè sono c'è arrivate stata la voglia del risveglio. Sì, sono arrivate tantissime coppie piccoline, ma anche grandi che appunto vogliono fare latino americano e comunque hanno conosciuto Luciana e Rosaria e vogliono studiare insieme a loro, perché sanno comunque che sono una coppia prestigiosa e che sono persone che ti possono insegnare veramente qualcosa. Però di solito si dice che se si inizia da più piccoli si balla poi meglio durante la carriera. Sì, perché inizi fin tu da hai iniziato piccolo. Tardi, sì. Però balli benissimo, no? Hai preso ugualmente tanto. Insomma, tu hai trovato più difficoltà o meno difficoltà di un ragazzino che appena inizia, insomma? Cioè, hai dovuto recuperare tutto il tempo perso, sì, prima? Sì, perché allora la cosa buona è che è capitato nel momento in cui ci hanno chiuso per la seconda volta, però noi giustamente, cioè, se sei un atleta, potevi comunque andare ad allenarti, certo, se fai parte di un'associazione, potevi comunque andare ad allenarti. Quindi noi per fortuna siamo riusciti ad andare a scuola di ballo. E con i nostri maestri ci siamo messi proprio di impegno a formarmi da zero, quindi eravamo ogni giorno là. E questo periodo ci ha permesso di crearmi in un certo senso. Però un pochino è stato difficile, perché comunque c'erano tantissime cose da recuperare, però... Solo tu, con persone competenti puoi fare una cosa del genere. Tu parli di associazione, perché tutte queste scuole sono delle associazioni, sì, però poi c'è una federazione ufficiale nazionale. Sì, che è la FIZ. Dove voi, sì, siete iscritti, che è una federazione riconosciuta dal CONI, non lo so. Sì, 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 sì. Partecipa alle gare, sì. Che tipo di gare? Ci sono gare sia regionali, o c'è il campionato italiano. Il campionato nazionale è riconosciuto dal CONI o no? Sì. Cioè, è uno sport a tutti gli effetti. Sì, 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 è uno sport. Poi ancora non è conosciuto come sport olimpico, però sì, è uno sport agonistico. Insomma, è una cosa bella, no? Sì. Veramente ne ha tante di queste, però mancano le strutture. O ci sono le strutture che sono private, le strutture ci sono per poter ballare. C'è la mia scuola che è grandissima, quindi come struttura... Cioè sono tutte private, non vi allenate mai in una struttura pubblica, diciamo? No, sì, qua alla Mezzia no, però ogni tanto organizzano tipo dei camp dove appunto ci riuniamo con altri ragazzi che possono essere di Cosenza, possono essere... Cioè ci sono questi gemellaggi? Sì, andiamo a fare questi camp tutti insieme, che appunto servono per formarci. Sono degli stage. Sì, che servono appunto per formarci. E, comunque non sono ogni giorno, cioè tipo d'estate o d'inverno. Ma diciamo nei periodi fermi del ballo, sì, diciamo, no? Poi voi estate ballate magari per divertimento. Dove vi capita, nel locale, insomma, sì, esibizioni, dove c'è esibizioni, sì, dove c'è, ci sono i saggi pure. A giugno è pieno di saggi, sì, diciamo che maggio e giugno è riconosciuto come i saggi di tutte le attività scolastiche, no? Perché alla fine si premiano i giovani che hanno fatto l'anno scolastico, e questo è diciamo, il motivo del saggio, no? Sì. Va bene. Fai vedere quello che hai fatto durante l'anno. E ogni quante volte, in un mese quante gare fate? Perché io quasi un mese e mezzo che vi seguo, 2 mesi, no? Sì. Ho visto che dei sabato e domenica voi partite,
una volta a Londra, una volta a Roma, insomma siete in giro poi per, ecco, con dei costi, ma questi costi sono affrontati da voi o dalla scuola o da uno sponsor? Allora, per adesso li affrontiamo noi questi costi, però come ho detto prima, più hai prestigio, più vieni conosciuto. E più viene riconosciuto lo sponsor. Sì, e più andando avanti comunque arriveranno a pagarti loro i viaggi. E Luigi, come sono messi a livello di queste cose? Ci stiamo facendo strada piano piano. Piano piano si cresce, insomma, no? Piano piano, sì. E questo mi fa piacere. Mi fa piacere perché siete una coppia molto affiatata, sia nella vita normale, comune, nel vostro privato e specialmente nel ballo, perché io vi ho visto anche allenare al di fuori del ballo ed è già affascinante vedere il ballare, insomma, siete tutti e due uguali, perciò che poi succede questo, i due ballerini nella movenza devono essere un po', diciamo, sincronizzati fra di loro, mi sbaglio? Sì, abbiamo ognuno passi diversi, però... No, certo, sì. Però il sincronismo ci deve essere, no? Sì, sì, cioè, ci deve essere questa sintonia tra la coppia. Va bene, io per oggi abbiamo finito. È stata una bella chiacchierata con Maria Chiara De Fazio... Romano. Due cognomi, perché due cognomi? No, non lo so, è tutto di papà. Non ho... È colpa di tuo padre. Ai, papà. Vabbè, comunque va bene così. Va bene. Sei brava, complimenti per il prossimo futuro, grazie, per le gare e per tutto quello che fate tu e Luigi. Grazie. E in bocca al lupo per la vita. Grazie mille. Ciao, alla prossima. Ciao.